Regione Toscana, il Consiglio regionale. Seduta straordinaria del Consiglio regionale con all'ordine del giorno il tema del bollo auto per le auto a noleggio. Il testo della nuova norma, approvata in Toscana, cancella le agevolazioni sul bollo auto per il noleggio di veicoli a lungo termine senza conducente. La legge è stata approvata a maggioranza con il voto contrario di Italia Viva, che si è schierata con le opposizioni. Il bollo auto per tutti i cittadini rimarrà nel 2023 in Toscana esattamente come è ora, mentre la modifica approvata va ad aumentarlo per gli utilizzatori dei mezzi a noleggio, quindi una piccola nicchia, ma una categoria molto precisa perché è cambiata la legge a livello nazionale. La norma a cui si adegua la Toscana prevede che per i mezzi che vengono messi a noleggio il bollo auto sia pagato ora dagli utilizzatori, mentre fino ad ora era corrisposto dalle aziende di autonoleggio. Di conseguenza, se per queste imprese che pagavano bolli per migliaia di persone esisteva un'agevolazione che le teneva con le loro sedi e attività in Toscana, attualmente questa norma non esiste più. Approvati anche cinque ordini del giorno collegati per indirizzare la giunta nella destinazione delle maggiori entrate che secondo le stime ammonterebbero a 9 milioni di euro. Il testo di legge è stato approvato con 22 voti a favore da parte del Partito Democratico e 14 voti contrari di tutti i gruppi di opposizione e del gruppo d'Italia Viva. Sono tre le novità che vengono introdotte nella disciplina del bollo auto. La prima, la più significativa in termini numerici, riguarda il noleggio a lungo termine senza conducente. Nel 2013 erano state introdotte una serie di agevolazioni, di riduzioni importanti per i proprietari dei veicoli a noleggio senza conducente. Queste agevolazioni vengono quindi eliminate con la legge che è stata oggi licenziata dal Consiglio regionale. Anche perché nel frattempo si era verificato un importante cambiamento, ovvero quello per il quale l'imposta non deve più essere corrisposta dal proprietario del veicolo ma direttamente dall'utilizzatore. Pertanto si è stabilito che tutte le volte che vi sia un noleggio a lungo termine senza conducente e che l'utilizzatore abbia la residenza o la sede nel territorio della Toscana venga corrisposto analogamente a tutti gli altri proprietari di veicoli il bollo direttamente alla regione toscana. Dall'altra parte però c'è anche un altro importante cambiamento che riguarda le automediche, non soltanto quindi le auto adibite ad ambulanza godono dell'esenzione dal bollo ma grazie a questa legge l'estensione viene fatta anche alle automediche. E da ultimo si stabilisce l'effetto automatico della sospensione del pagamento del bollo al momento della trascrizione della cessione alle imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli. Una volta era necessario avviare un iter amministrativo per poter godere della sospensione del pagamento della tassa, con i diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti per poter fruire. Di questa sospensione oggi al momento della trascrizione della cessione automaticamente si produce l'effetto sospensivo. Quindi, da una parte, abbiamo 9 milioni e 200 mila euro di gettito in più sul bollo che vengono dall'applicazione del bollo anche alle auto che sono a noleggio senza conducente, dall'altra però ci sono minori entrate, ad esempio per l'estensione alle automediche o ancora per questo effetto sospensivo immediato per le imprese che eh, sono deputate alla rivendita dei veicoli, di 200.000 euro, con un saldo quindi di 9 milioni di euro in più derivanti dal gettito del bollo auto. La giunta regionale evidentemente ha bisogno di andare a cercare delle risorse finanziarie perché è l'unico modo con cui si giustifica la fretta e il modo con cui in questo momento sono andati a mettere le mani nelle tasche di partite IVA piccolissime imprese fatte anche da una sola persona che sono quelli del noleggio auto a lungo termine ad esempio per ricavare 9 milioni di euro che mi viene da pensare sono quasi la stessa cifra che un anno fa era stata data a Toscana Aeroporti come il ristoro e eh, sapere che erano stati divisi gli utili da quel punto di vista. Un'altra cosa molto curiosa è che vengono chiesti questi 9 milioni in più eh, dalle casse che vengono comunque sono mani in tasca che vengono messe a una categoria che lavora e che produce, ma non si sa come vengono finalizzati e soprattutto viene da pensare se la regione non abbia trovato altro su cui risparmiare o su cui riuscire a incassare maggiormente. E a questo punto viene da fare due riflessioni. I rumors riguardo il buco di bilancio che ci aspetterebbe a fine anno per la sanità continua a essere sempre più forte e consistente e il dubbio è che siano diciamo, un bicchiere di acqua in mare per cercare di andare a colmare questo buco. L'altro pensiero che ci viene da fare riguardo a questa iniziativa, a questa presa di posizione diciamo, della Regione Toscana riguarda il fatto che eh, le cifre che vengono, vengono cercate non sono state vincolate in nessun modo. Quindi la regione oggi ci dice che ha trovato dove esigere 9 milioni di euro in più dai Toscani, da una categoria di Toscani, ma non ci dice come le vuole spendere. E il sospetto è che in realtà ci sia dietro un problema più grosso di quello che in questo momento appare. Al primo di gennaio del 2023 professionisti, partite IVA imprenditori, cioè tutti coloro che utilizzano lo strumento del noleggio a lungo termine per la propria auto dovranno pagare il bollo auto. Questo è da una parte l'ennesima vessazione per categorie che negli ultimi anni hanno già pagato abbastanza alla situazione di crisi nazionale e internazionale dall'altra parte questo provvedimento porterà 9 milioni di euro in più nelle casse della sanità toscana perché così ha deciso la maggioranza, noi abbiamo chiesto una cosa al governatore Giani. Non ho ancora avuto risposta, quindi la continuiamo a chiedere: come mai questi 9 milioni per la sanità toscana servono urgentemente nel 2023? Cosa è successo nel 2022 di straordinario? Perché la legge che permetteva alle regioni di incassare questi 9 milioni è la legge di stabilità del governo del 2019. Quindi la regione toscana avrebbe potuto incassare questi 9 milioni nel 2020, nel 2021 e nel 2022. La regione toscana ha rinunciato a incassare 27 milioni di euro in tre anni per incassarne 9 il prossimo anno. Quindi o quest'anno è successo un disastro oppure Giani ha bruciato 27 milioni di euro per la sanità toscana. thank <laughs> you Finalmente la Giunta è riuscita a chiarire quelle che erano le evidenti intenzioni, ovvero quella di cercare di reperire delle risorse che andassero a colmare una lacuna della nostra sanità che pare oggi essere quasi un treno alla, alla soglia del deragliamento. Quindi c'è una situazione sicuramente critica che oggi ha richiesto questo intervento straordinario. Dall'altro, però, sono molto soddisfatta perché, di fronte a quella che sembrava essere quasi una destinazione eh, come dire, definita, eh, quasi inaspettatamente eh, è stato approvato. È passato diciamo, al voto dell'Aula eh, un nostro ordine del giorno che, su quei 9 milioni, finalmente dava, cercava almeno di dare una risposta eh, alle imprese, eh, ovvero prevedendo che queste risorse eh, andassero eh, a, eh, ad essere destinate per quanto riguarda diciamo, interventi strutturali per far fronte a caro bollette o meglio all'efficientamento energetico degli edifici produttivi. A noi sembra che eh, oggi siamo in una situazione in cui il sostegno alle attività produttive e quindi di conseguenza l'occupazione debba essere una priorità. Abbiamo come dire scansato che queste risorse fossero destinate poi integralmente invece eh, alla sanità che già copre l'80% del bilancio regionale e noi non possiamo permetterci di mettere sulla spesa corrente altre risorse senza programmazione o almeno eh, non solo senza programmazione ma anche senza vederci chiaro su quello che è il futuro del sistema sanitario. Oggi invece siamo riusciti a dare, grazie a questo ordine del giorno, eh, anche un indirizzo specifico a sostegno della, del, del sistema produttivo. Io credo che sia davvero eh, un segnale importante. Aggiungo che eh, anche Italia Viva, componente della maggioranza, ha ritenuto di seguire eh, questa nostra eh, diciamo, intenzione di eh, dare una destinazione precisa a questo tesoretto di 9 milioni, evidentemente registrando una maggioranza che su. Eh, su alcuni temi, eh, come abbiamo già visto, ha eh, delle spaccature, quindi su questo c'è un tema politico che sicuramente si porrà con sempre maggiore insistenza anche in futuro. La Via ha votato contro questa legge perché riteniamo inopportuno un aumento delle tasse che non venga poi correlato a un'attribuzione di queste risorse che sono 9 milioni di euro a favore poi delle imprese, dei commercianti, degli artigiani, di coloro che più di altri stanno soffrendo. E quindi noi avevamo detto fin della settimana scorsa che eravamo disponibili ad aumentare questa tassazione solamente a una condizione quella condizione che queste risorse, siccome verranno pagate essenzialmente da libri professionisti, da artigiani, da imprese che molte volte hanno auto, hanno noleggio, potessero poi essere restituite nei confronti delle imprese, dei commercianti, degli artigiani che più di altri stanno soffrendo rispetto al caro bollette, al caro energia. Riteniamo che questo sia una cosa ingiusta, non servono queste risorse per pagare il buco della sanità, se questo c'è deve essere spiegato se esiste o se non esiste e quindi su questo ci chiediamo chiarezza ovviamente la maggioranza di governo e regione toscana e non siamo stati disponibili a cedere sui nostri valori, sui nostri principi Insomma, si può perdere una battaglia in aula ma non si può perdere la dignità quindi per noi questa imposizione fiscale non esiste perché altrimenti queste risorse andavano destinate qualora si voleva aumentare le tasse soltanto a favore delle imprese Lega ha votato contro la proposta di legge del PD non tanto perché eravamo contro a togliere il 10% di sconto per chi ha dei veicoli a noleggio, quanto piuttosto critichiamo e fortemente il metodo. Eh, Dubitiamo seriamente del carattere di urgenza di questo Consiglio perché tutti sanno che entro il 10 di novembre, eventuali modifiche sul bollo auto devono essere adottate dalle Regioni. Quindi c'era tutto il tempo per intervenire e questo non è stato fatto. Siamo arrivati in fretta e furia ad approvare un provvedimento che non è chiaro neppure per quanto riguarda le fattispecie di riferimento. Noi abbiamo presentato un emendamento per dire se si tratta soltanto dei veicoli a noleggio a lungo termine, così come fa riferimento alla normativa nazionale, o anche a quelli a breve. C'è molta confusione, eh, c'è anche divisione all'interno della maggioranza. Abbiamo visto ecco, Italia Viva eh, che non è stata eh, a votare questo provvedimento. E consideriamo invece che la Lega è riuscita a far approvare un proprio ordine del giorno per il sostegno alle famiglie con minori a carico con gravi disabilità. Questa è la Lega del fare. Noi diamo, cerchiamo di dare risposte, cerchiamo di analizzare compiutamente i provvedimenti che vengono da una giunta invece che è sempre più in stato di confusione. E l'arroganza la ha la meglio rispetto a quello che potrebbe essere il buonsenso, il dialogo con l'opposizione. Al Consiglio straordinario perché deve essere pubblicata la modifica perché entra in vigore dal 1 gennaio entro il 10 di novembre con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Quindi oggi era il giorno utile per poter avere i tempi poi non solo di approvarlo ma di pubblicarla sul bollettino ufficiale della Regione. Si è fatta molta agitazione su questo, ma in realtà era una motivazione molto semplice, non c'era un'urgenza per accorciare i tempi del dibattito, ma solo per quello che ci richiede la legge. Bollo auto eh, per tutti i cittadini rimarrà eh, per l'anno prossimo eh, esattamente quello che è ora. La modifica va a incrementare invece il bollo auto degli utilizzatori dei mezzi a noleggio. Quindi una nicchia, una categoria molto precisa perché Perché è cambiata la legge a livello nazionale invece che le imprese proprietarie dei mezzi che vengono messi a noleggio la pagheranno gli utilizzatori e conseguentemente se alle imprese che pagavano bolli per migliaia di persone esisteva un'agevolazione che poi le teneva in Toscana, altrimenti le agevolazioni magari le trovavano in altre regioni e quindi con un vantaggio da parte della regione, nel momento in cui cambia la legge nazionale a pagare il bollo sono gli utilizzatori. Allora, è giusto che paghino quanto pagano gli altri eh, proprietari, ovvero tutti i cittadini che hanno la loro auto, quindi è stata semplicemente un'operazione di perequazione fiscale. Io credo che ognuno risponde eh, degli atti che fa. In questo caso noi abbiamo votato a favore della destinazione di risorse al rafforzamento della sanità pubblica e dell'agenda sociale, eh, Italia Viva ha ritenuto invece di non votare a favore. Chiaro che questa è una riflessione che eh, noi lasciamo all'opinione pubblica, ma che ovviamente riguarda in primis il Presidente anche per quanto riguarda i nostri rapporti. Ci spiegheranno. Il perché di questo voto, per quanto ci riguarda, eh, sottolineiamo il fatto che il provvedimento è comunque stato approvato con i voti del Partito Democratico e quindi l'agenda sanitaria e l'agenda sociale della Regione potranno contare su queste risorse grazie al Partito Democratico. Regione Toscana, il Consiglio regionale.